Certo. Microfono, microfono. Se non ricordo male, anzi penso di ricordare bene, quella loro spiegazione della osservazione sperimentale, a parte i valori assoluti, il gruppo di autori, c'è un fattore 2-3 come risalita, è dovuto al retroscreening. Io nella mia infinita ignoranza non riesco a capire la correlazione tra retroscreening, che è forte e mi dà perdere elementi pesanti, e il video invece è molto leggero, quindi è una mancanza mia, non capisco se oppure il processo che tu pensi sia completamente diverso, che non sia dovuto al retroscreening. Questa è la domanda specifica. Avevo detto prima che per esempio il gruppo di Chersky cerca di spiegare questa risalita, che peraltro loro nelle ultime pubblicazioni che hanno fatto non è così grande come avevano misurato in un primo tempo. Ti ricordi l'articolo 10 anni fa? Hanno fatto
stato giugno, e stanno pensando di andare, diciamo, a fino a un Kiev di energia, sempre però facendo deuterone deuterone. E loro non hanno optato, hanno confermato l'effetto, ma non è così forte. E loro ipotizzano la presenza di una risonanza in sogno, dando una spiegazione teorica completamente diversa. Hanno fatto dei fit con questa, al loro giudizio, però non hanno una misura energia così bassa, cioè loro estrapolano l'astrofisica al fatto, capito? Dalle misure precedenti. Quindi in realtà al momento non c'è una sovrapposizione con questo modello. Io ne ho parlato anche con Chersky, lui naturalmente ha un po' mi ha accato le sopracciglia, però ha detto è possibile, però non è che diciamo, questo caso qui è secondo me più semplice, perché ci proiettano c'è un protone, poi è una reazione conosciutissima, è stata la prima reazione nucleare studiata che ha dimostrato l'effetto tunnel, capito? È quella più conosciuta che ci sia, diciamo che nel 1935 già sapevamo tutto, più o meno, senza tante cose, quindi c'è tutto un benchmark. Quindi andare su questa ti dà delle garanzie che nell'altro caso non ci sono, ti muovi su un terreno sicuro. Quindi se trovi qualcosa di diverso, allora vuol dire che va bene. Secondo me l'importanza storica dell'esperimento che tedeschi, polacchi e giapponesi e anche italiani hanno una, è che è stata che la gamma a poco di scendere, pensate a quasi energia. Questo è il punto chiave che va messo in risalto, risale misurato, risale. Io lo mando bene, capito? Quindi, però loro, cioè tutti i tre gruppi, danno la causa prima all'elettroscrinite. Sì, ma l'elettroscrinite. Forse. Ascolta, Sergio. Tu sei molto bravo nel spiegare, spiega i nostri colleghi in dettaglio o così in maniera elettroscrinica, perché lo dico a modo mio e lo sto conoscendo, lo spieghi meglio. L'elettroscrinica, beh, ci vorrebbe il disegno, è semplicemente il fatto che diciamo, la barriera di Coulomb è come se la particella che si deve fondere con l'altra che attraversa la barriera di Coulomb parte da un livello più alto. Perché? Perché c'è un'attrazione dovuta alla schermata, cioè, o meglio, la nuvola elettronica attrae la particella o schirma il potenziale repulsivo del nucleo. Tutto qui è l'elettroscreening. Solo che il valore teorico è di 25 elettrovolt, mentre Chersky, Casagi, Rolfs stesso, con Luna, eccetera, hanno trovato dei valori che vanno in ordine di grandezza sopra, vanno fino a 1500, però stiamo attenti perché la cosa importante è fare queste misure bene. Gli stessi di Luna dicono, per esempio Chersky, quello più preciso di tutti, ha fatto notare che questi risultati dipendono molto dalla contaminazione che è sulle superfici, no? E possono cambiare molto il risultato. Diciamo, possono addirittura dimostrare che se la superficie ci sono depositi carboniosi, questo può aumentare il rate. E quindi creare un enhancement, diciamo, incontrollabile dell'effetto stesso. Era una delle bombe a secco. A secco del carbonio. Le bombe ioniche, a secco e bombe ioniche, vai. Certo, perché infatti rispetto all'esperimento di Lipinski, io rispetto all'esperimento di Lipinski dico no, qui bisogna andare ultra vuoto, devi andare 10 a meno 12, 10 a meno 11, altrimenti c'è il rischio che l'atmosfera, 10 a meno 9 mila, 10 a meno 12 va, come vuoi. Non si fa adesso. Cioè, questo è il concetto, insomma.